visiting ships, dignitaries, to mark a national holiday. Devo assolutamente ritornare alla Valletta perché ho dimenticato una cosa. Che poi stiamo anche ritornando perché ci sono giusto due o tre cose interessanti che non abbiamo visto o fatto. In questo video non vi faremo vedere tutta la capitale della Valletta, per quello c'è un video apposito, vi lascio anche il link in descrizione, ma vi faremo vedere soltanto le cose che ci siamo dimenticati di farvi vedere l'altra volta. Inoltre devo prendere assolutamente una cosa che avrei voluto prendere l'altro giorno ma ho dimenticato. E poi finiamo con un bel botto. Ale, vai a vedere chi è il tizio. Ma che bello, Michael, guarda. È Jean de Valletta, fondatore della capitale maltese, la Valletta. La prima missione è quella di andare nel negozio dove vendono cose senza glutine per Ale e dovremmo esserci arrivati. Il secondo motivo per cui siamo tornati qui è che devo prendere un cappello. Sì, un cappello. Spero di trovarlo ancora. È lì, il cappello è lì. Eccolo il cappello, sono venuto qui proprio per questo. Com'è? Bello, mi piace. Riprende anche i colori del canale, o sbaglio? Sì. Più o meno. Come mi sta? Benissimo, come sempre. Il terzo motivo per cui siamo andati alla Valletta è quello. Il Milano. Cos'è? È bello. Un'altra chiesa, sbucano chiese ovunque. Come dicevi, Ale? Che ogni tanto facciamole un po' di scale. Ti accontento subito. Obiettivo: salire in cima. Porca vacca. Lui dovrebbe essere Winston Churchill. Però secondo me è farlocco, sai perché? Non è il sigaro. Però sotto c'è scritto Sir Winston Spencer Churchill, quindi è lui, perché anche senza qui, sigaro. Perché Malta è stata una colonia inglese. Per circa 150 anni. Wow, qua c'è una vista assurda. Ale, spiegaci un po' cosa sta per succedere, dove siamo? Allora, ci troviamo al Barracca Gardens. Da qui, tra poco, osserveremo lo sparo e quindi il saluto di questi cannoni, cioè la saluting battery. Venivano utilizzati ai tempi per l'arrivo appunto delle navi dei cavalieri dell'Ordine di Malta e utilizzate anche poi successivamente dai francesi e dagli inglesi. Quindi ogni volta praticamente che entrava una nave sparavano questi cannoni in modo tale da avvisare l'arrivo e salutare chi stava entrando nel porto. Wait to note the time of the day. No clocks, no smartphones anyway, so ladies and gentlemen.
eccessivo.